iniziativa, visto il successo di questa serata, nonostante la pandemia? Sicuramente ci saranno altre occasioni per stare con Angelo, assistere veramente a queste kermesse che sono state organizzate da Angelo in un battibaleno, stante praticamente le stizze dei tempi, e quindi un applauso ad Angelo e a tutti quanti voi, un saluto al maestro Pino Mauro. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Vogliamo presentare la giuria, Angelo? Sì, è il caso di presentare. Allora, io farei così, prima di presentare la giuria, che ovviamente ringraziamo, prima di fare, io chiamerei qualcuno che ci spiega, qualcuno di molto importante, che ci spiega come la giuria deve votare, anche perché ha un compito arduo, quindi deve avere chiarissima la situazione. Per la prima volta, forse in un concorso canore, nel mondo, secondo me, ma solo il Festival di Sanremo, secondo me, noi abbiamo ideato, ecco, il voto del pubblico, che ve lo spiegherà il mio coordinatore Felice Marotta, che fa un applauso. Salve, buonasera a tutti, di nuovo benvenuti. La prima volta, un po' esagerato, forse la prima volta in un concorso dilettantistico per voci e giovani talenti, questo sì. E abbiamo pensato che potesse essere un momento importante anche per questi giovani cantanti ricevere l'apprezzamento dei propri familiari, del proprio pubblico, e non lasciare il compito soltanto ad una giuria di qualità. Però in che modo abbiamo pensato di realizzare questa votazione? Sicuramente la giuria di qualità ha il peso importante, perché sono persone del settore, perché sono musicisti, sono cantautori, cantanti, esperti discografici, patron di radio, in particolare Radio One Station, che ci patrocina questo evento e della nostra partnership, quindi gente che viene dal mestiere, per dirla in maniera molto, molto banale. E la giuria avrà quindi il peso specifico del 50% della votazione per i cantanti di stasera, l'altro 50% sarà delle preferenze del pubblico. Quando siete entrati vi è stato distribuito un bigliettino con un link, praticamente riuscirete dal vostro smartphone, e oggi tutti abbiamo lo smartphone in tasca, a collegarvi a quel link e troverete l'elenco dei cantanti che si esibiranno nell'ordine di uscita. Basta cliccare semplicemente sul cantante che preferite e cliccare il pulsante vota il mio cantante preferito. Si potrà fare questa operazione a partire dalle 20, quindi è già iniziata la votazione, fino alle 23:30, che più o meno dovrebbe essere l'orario dell'ultima esibizione di stasera. Dopodiché, collegandovi a quel link, non sarà più possibile votare, ma vedrete già la proiezione della classifica da parte delle preferenze del pubblico, quindi alle 23:30 già sarà possibile visualizzare la classifica con le vostre preferenze. A quelle preferenze ovviamente andranno sommati i voti della giuria, che saranno sicuramente più specifici, la giuria ha più parametri di valutazione, ha uno spettro di voti più ampio, per arrivare a bilanciare 50 e 50. Sarà consentito un solo voto, ovviamente non è possibile creare preferenze per uno o per l'altro, ogni persona potrà votare una sola volta, dopodiché il sistema riconoscerà quell'ID, quello smartphone collegato, e non darà più la possibilità a quella persona di votare. Io spero di essere riuscito a creare qualcosa di importante per questo festival, mi auguro che gradite lo spettacolo e ci vediamo sicuramente più tardi. Buona serata a tutti. Grazie. Applausi. Grazie Angelo, anche al direttore musicale Salvatore Colaceci, grazie. Applausi, Salvatore, fatti vedere, è proprio alzato. Ma io vedo, ecco, nonostante il buio si vedono tanti volti noti, poi vedo tanti media, Artes TV, abbiamo Radio Station One, ancora Web TV 1, Video Nola, ancora tanti fotografi, Raffaella Evangelista, Bruno Fontana Rosa, ma ne vedo tanti, veramente un evento che mette in risalto la bellezza, esatto, del sociale e della vita. Anche perché un evento deve avere un'amplificazione televisiva, quindi grazie a Franco Capasso, Giovan Battista Rescino, grazie davvero a tutti. Se dimentichiamo qualcuno ditecelo, così noi ma subito sono tantissimi. Tra l'altro è un evento, sì, che i mass media hanno curato tantissimo, con tanti comunicati, veramente siamo invidiati forse da tante organizzazioni, perché noi ci mettiamo il cuore, il viso e l'anima. Allora,
allora, a questo punto... sono belle le ragazze. Sì, guarda qua, guarda che... Sono vestite! Maramollo, io me le ho prese Maramollo. Applausi, bellezza, eleganza. Angelo, che cosa indossa? Chi indossa? È un vestito, ecco, che... proprio costruito addosso a lei da una stilista, da una stilista nota, Maria Rosaria Venditti, che facciamo un applauso, e qui è molto umile e semplice, e vedete un'altra bellezza, Lucia Schettino, vedete, in Campania ci invidiano per queste belle donne che abbiamo, quindi un evento se non ha la bellezza è un evento vuoto. Ci siamo, prima di andare... ma scusa, ma io vedo anche te un bel vestito. Sì, sì, della bravissima stilista Gianni Cirillo, che ringrazio, ed è sempre molto molto caro. Ma ora c'è una sfilata, prima di presentare la giornata, sei bellissima. Vogliamo dire che ti ha vestito? Questo vestito è Fabio, abbigliamento Pagliara dal 1488 ad Acerra, vedete, mi ha vestito proprio, mi sembra un sei elegantissimo, Angelo. E tu invece? Invece a me è una tele in riforma, Jean-Bier. Ah, caspita, siamo tutti ben vestiti. E ora che ci siamo fatti i complimenti su questo no, è possiamo cominciare. Possiamo cominciare. Cominciamo con una sfilata molto particolare. L'Accademia di Moda Maria Mauro, a cui facciamo un forte applauso prima di vederla. Napoli, Corso Garibaldi, 52, corsi triennali di fashion design, stilista, modellista con entrata immediata nel mondo del lavoro. E questa sera vedremo una collaborazione con Professional Ballet, a cui facciamo sempre un grande applauso per Professional Ballet, grazie. Professional Ballet Academy si occupa della formazione professionale coreutica, la scuola vanta della presenza dei più importanti maestri sul piano nazionale per la formazione tecnica degli allievi, ospitando presso la propria sede nomi come Savignano, Terabus, Paganini, il direttore del Teatro dell'Opera di Roma, Laura Conni. Ma noi cominciamo con l'Accademia di Moda Maria Mauro.